si aggiravano sospettosi intorno all'edificio dove sono ancora ben visibili i segni dell'inferno messo sotto controllo dai vigili del fuoco. Due uomini, due presunti saccheggiatori, fermati dai carabinieri nell'ambito dei servizi antisaccheggio allestiti dalla Questura di Roma tra Largo Nino Franchellucci e Via D'Onofrio. Non residenti nella zona dei Colli Aniene, sono stati gli agenti di polizia a procedere al controllo dei due uomini, entrambi cittadini rumeni. Non potendo fornire una valida spiegazione in merito alla loro presenza al di sotto del luogo dell'incendio, uno dei due è stato fermato. Stava affrontando un mandato di cattura per lesioni personali. Sciacalli nei Colli Aniene. Il saccheggio nei luoghi delle tragedie è un fenomeno tristemente noto. Non a caso questa notte è stato allestito un servizio speciale con la presenza pattuglie, oltre che della Polizia di Stato, anche della Polizia Roma Capitale e dei Carabinieri. Una precauzione che aveva ragione di esistere. Questa mattina poi i residenti impossibilitati a rientrare nei propri appartamenti dichiarati temporaneamente inabitabili, hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni, accompagnati dai vigili del fuoco, per ritirare i propri effetti personali. 78 sfollati, una giornata fuoco e morte, quella vissuta venerdì 2 giugno nel palazzo 8 piani Colle Aniene. Il bilancio è tragico. Un Antonio D'Amato, 80enne originario di Velletri, è stato trovato senza vita nella torre di Roma Nord-Est dai vigili del fuoco. E 17 feriti, di cui 3 gravi. Sotto osservazione anche un minorenne. Quanto agli sfollati, è stato poi il presidente della quarta municipalità Massimiliano Umberti a rendere pubblici gli aggiornamenti in tempo reale dopo essersi recato subito sui Colli Aniene, a fare un ultimo e definitivo bilancio. I dati di oggi parlano di 78 sfollati approssimativamente suddivisi come segue: 73, 23, civico 79, nominativi 28, 81, 25, 3 persone intubate di cui 2 gravi. Non provengono da fonti attendibili. Informazioni sulla procura per quanto riguarda le cause dell'incendio, divampato in un edificio dove erano in corso lavori ristrutturazione, si attende presso la procura Roma una prima denuncia questura e vigili del fuoco per l'apertura formale un fascicolo. Ieri il magistrato di turno ha effettuato un sopralluogo. Ora anche alla luce degli elementi che verranno acquisiti dagli inquirenti, i magistrati valuteranno come procedere. Cosa sappiamo dell'incendio in attesa dei lavori della magistratura? Da quanto si apprende, le fiamme potrebbero essersi originate dai pannelli isolanti che dovevano essere installati nello stabile dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Sembrerebbe che il fuoco abbia preso forza nutrendosi dei materiali utilizzati per l'isolamento esterno, dettagli da accertare ma che solleverebbero interrogativi sui tanti lavori di ristrutturazione in corso. L'ultimo bollettino a rendere note le condizioni dei feriti è stata la Regione Lazio, che ha poi comunicato le conseguenze.